Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui in un nuovo video di Investire Consapevole. Oggi vi voglio parlare delle 5 cose semplici che devi imparare per diventare milionario. Infatti vedremo insieme 5 dei comuni comportamenti che vanno capiti per iniziare ad intraprendere il percorso e la strada che ci porterà verso il titolo di milionari. Ma prima di iniziare ragazzi, come sempre vi ricordo che questi video non sono sponsorizzati, quindi l'unico favore che vi chiedo è quello di lasciare un bel like a questo video, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Premessa che voglio fare ragazzi è sicuramente che non vi svelerò dei trucchi di magia, quindi rimanete fino alla fine perché vi darò dei consigli che possono essere applicati alla vita di tutti i giorni e poco per volta vi renderanno sempre più sicuri di voi stessi nella strada verso il milione di euro. Ma iniziamo immediatamente e cerchiamo di capire quali sono questi 5 consigli. Sicuramente dovresti fare bene le cose principali che ti indicherò e sarai sulla buona strada per un portafoglio di investimenti a 7 cifre. Diventare milionario, infatti, è un sogno per molte persone, ma una realtà solo per una piccola percentuale di loro. Gran parte del diventare milionari significa fare bene alcune grandi cose. Il resto, infatti, può essere gestito con abbastanza tempo e pazienza. Qui esamineremo 5 principali comportamenti milionari che possono aiutarti a raggiungere questo traguardo. Numero 1. Gestisci correttamente il tuo debito. Infatti, ragazzi, questo è secondo me uno dei consigli più importanti che possono essere appresi dai più grandi milionari presenti sul pianeta. Nota che non devi necessariamente ridurre a zero il tuo debito per diventare milionario. Infatti, la maggior parte dei milionari ha un certo livello di debito strategico. Prendere in prestito denaro per investire in attività ad alto rendimento è una buona idea. Nello specifico, questo potrebbe significare l'assunzione di un mutuo a tasso agevolato per l'acquisto di una casa, o addirittura l'utilizzo di prestiti allo 0% in determinate circostanze di acquisto. Quando le persone raccomandano di ripagare il debito, molto probabilmente si riferiscono a uscire dal debito dei consumatori. Ciò significa carte di credito, prestiti per auto e alti interessi e simili. Aumentare i soldi presi in prestito su queste linee di credito può decimare il tuo patrimonio netto a lungo termine e farti il danno di abbassare la tua credibilità in banca. Quindi ragazzi, come dice anche il famosissimo Robert Kiyosaki, autore del libro, di uno dei libri top per quanto riguarda la cultura finanziaria, Padre Ricco, Padre Povero, lui dice e raccomanda di andare a fare il cosiddetto debito buono, ovvero prendere soldi soltanto dalla banca, soltanto per andare ad investire. Quindi il debito buono è quello che noi utilizziamo per massimizzare i nostri guadagni derivanti dall'investimento, mentre lui raccomanda assolutamente di non contrarre debiti per oggetti quotidiani che potremmo tranquillamente comprare con le entrate che ci deriveranno dagli investimenti, magari non oggi ma fra 5 anni. Quindi attenzione a questo concetto ragazzi, perché è molto importante. Andiamo avanti al secondo consiglio, ovvero investi passivamente. Non perdere tempo a spulciare i rapporti del mercato azionario o ad analizzare tecnicamente la più recente criptomoneta potrebbe non essere una credenza popolare, ma la soluzione migliore è ignorare il rumoroso mondo delle opinioni e investire in fondi indicizzati gestiti passivamente, che cercano di replicare la performance aggregata delle azioni nel tempo. Il vero vantaggio della gestione passiva degli investimenti è che libererai tempo, energia e risorse per concentrarti sul guadagno attivo tramite un lavoro a tempo pieno o come freelance. Dedicando più ore a migliorare la tua istruzione, migliorare la tua carriera o espandere un lavoro secondario, farai tutto il possibile per ottenere una solida posizione finanziaria. Quindi ragazzi,
importantissimo investire passivamente, perché molti investitori privati tendono ad andare a replicare ciò che fanno grandi investitori come Warren Buffett, che vanno ad analizzare le azioni e i bilanci delle società per vedere le migliori in cui poter andare ad investire. Sicuramente questo è un lavoro a tempo pieno, quindi se noi già abbiamo un lavoro e magari ne stiamo sviluppando un secondo in parallelo, non possiamo anche perdere tempo a fare questo tipo di ricerche, perché il tempo che ci vuole per arrivare a raggiungere i risultati che ha raggiunto Warren Buffett sono i tempi che si dedicano ad un lavoro a tempo pieno, quindi un lavoro principale. Ciò che noi dobbiamo fare è farci le basi e andare ad investire passivamente in questi indici, che possono essere ad esempio l'MSCI World o l'indice sui mercati emergenti, lo Standard & Poor's 500, il FTSE MIB, quello che vogliamo e quello che ci viene più semplice a livello di comprensione, ma lo dobbiamo fare passivamente, possibilmente con un PAC. Terzo consiglio: conoscere le basi fiscali. Sì, ragazzi, perché questo è molto importante. Nessuno ti sta chiedendo di diventare un esperto fiscale durante la notte, ovvero prenderti una laurea in economia e commercio, ma conoscere alcuni dettagli fa davvero molta strada sul percorso per raggiungere poi il milione di euro. Scopri i componenti che comportano il reddito, che compongono il reddito lordo, ovvero salari, mance, interessi, dividendi e commissioni di appaltatori indipendenti. Questi ad esempio sono tra i più comuni. Dovresti avere un quadro chiaro di tutti questi componenti proprio per avere poi facilità di comprensione dei concetti che ti servono per andare ad investire. Con un po' di lettura e pratica diventerai rapidamente competente nelle basi fiscali. Certamente non hai bisogno di sederti con una copia dell'Internal Revenue Code e studiare tutto riga per riga per diventare esperto nelle basi. Ad esempio, sapere che le plusvalenze su azioni italiane sono tassate a una certa aliquota rispetto alle plusvalenze estere può fare molta differenza per gestire il tuo reddito da investimento. Infatti, ragazzi, vi volevo ricordare che su tutti i prodotti ad investimento estero noi paghiamo una tassazione del 26% sulle plusvalenze, mentre ad esempio sui titoli di Stato italiani la plusvalenza viene tassata al 12,5%, e questo fa già una grande differenza se andiamo a pianificare il nostro portafoglio. Ovviamente, come questo, ci sono anche tantissime altre cose da sapere, quindi informarsi su questi concetti basilari è fondamentale per proseguire nel nostro percorso di investimento. Quarto consiglio, ragazzi, è: massimizza i tuoi conti pensionistici. Il tuo piano pensionistico pagato dal datore di lavoro, o se sei un libero professionista pagato da te stesso, e le pensioni integrative sono due dei tuoi strumenti più potenti per aumentare il tuo patrimonio netto. Se hai esaurito o anche solo parzialmente finanziato questi conti ogni anno a partire dai 20 o ai 30 anni, ti troverai in una posizione incredibilmente vantaggiosa quando raggiungerai i 50 anni. Sorprendentemente, tutto ciò può accadere senza risparmiare un centesimo oltre i tuoi conti pensionistici, cosa che molte persone riescono comunque a fare. Quindi il consiglio in questo caso, ragazzi, è di pagarci i contributi. Chiaramente, se siamo dei dipendenti ce li paga il datore di lavoro, se siamo dei liberi professionisti ce li dobbiamo pagare noi. Di affiancare una pensione integrativa, perché hanno comunque dei vantaggi fiscali i versamenti che facciamo nelle pensioni integrative, e magari, se riusciamo anche a risparmiare qualcos'altro, investirlo proprio per garantirci nel lungo termine una serenità e una tranquillità finanziaria. Quinto consiglio: prova o impara a conoscere l'imprenditorialità. Una delle cose migliori dell'economia virtuale è l'ampia opportunità per le persone di espandersi da sole e creare qualcosa utilizzando la propria esperienza. Collegato a questo c'è il crescente desiderio della società di avere più tempo libero e una vita più equilibrata ed efficiente in generale. Se la pandemia ci ha insegnato qualcosa è
che dobbiamo essere in grado di girare quando le circostanze lo richiedono. Negli anni a venire ci sarà un premio per la flessibilità, la portabilità e l'improvvisazione. Sapere come guadagnare al di fuori del tradizionale rapporto datore di lavoro dipendente continuerà ad essere un'abilità particolarmente preziosa per tutti quanti. Pensa a ciò in cui sei naturalmente bravo o almeno interessato e vedi se c'è un'opportunità per monetizzarlo in qualche modo da solo. C'è una buona probabilità che il futuro te ti ringrazierà per questo. Quindi questo quinto e ultimo consiglio, ragazzi, è proprio quello di aiutarvi a pensare con idee di imprenditorialità, perché se noi riuscissimo a coniugare i nostri hobby o le nostre passioni con un qualcosa che poi ci faccia anche guadagnare denaro, e vi assicuro che ciascuno di noi ha qualche capacità che può mettere a frutto con un secondo lavoro, questo sarà sicuramente un vantaggio incredibile se ci dovessero essere problemi con il nostro lavoro principale. Sicuramente un ultimo consiglio è che la perfezione non è richiesta. Gran parte della pianificazione finanziaria riguarda l'ottenere la maggior parte delle cose, non necessariamente tutte, nel modo giusto. Se riesci davvero a carpire le cose più importanti in termini di pensiero sul denaro, sarai in grado di far crescere il tuo patrimonio netto molto più velocemente e risparmiare un sacco di tempo. Assicurati di tenere a mente queste 5 idee mentre stai cercando di aprire la strada allo status di milionario. Sì, perché ragazzi, se noi al lavoro, pensate al nostro lavoro, quindi al nostro stipendio, affianchiamo un'entrata derivante da un secondo lavoro e degli investimenti che moltiplicano il nostro patrimonio, questo nel lungo termine genererà un effetto a catena che ci farà diventare milionari molto più velocemente di quello che possiamo immaginare. Detto questo, ragazzi, chiaramente questi non sono dei consigli all'investimento, perché non sono un consulente finanziario. Fate sempre le vostre analisi prima di investire, cercate di applicare questi concetti che io vi trasmetto. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo di lasciare un commento, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Io vi ringrazio per la visione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!